Silla è un personaggio politico molto importante. Anzitutto abbiamo detto che se ha seguito Mario nelle sue campagne militari, in particolar modo contro Giugurta. Ha seguito Mario in queste campagne militari e poi ha svolto un ruolo sempre più determinante, importante nella storia romana nei primi decenni del primo secolo avanti Cristo, in particolar modo durante la guerra sociale. Che cos'era la guerra sociale? L'abbiamo spiegato la volta scorsa, scusate, è la guerra contro i soci, cioè la guerra contro gli alleati. Svolge un ruolo determinante poi nel momento in cui c'è la guerra contro Mitridate. Chi è Mitridate? Mitridate è il re del Ponto. Il Ponto era una specie di stato cuscinetto, chiamiamolo così. Quindi è uno stato che si affaccia sul Mar Nero, uno stato dell'Asia Minore, no? Ora, sappiamo bene che in Asia Minore c'era la provincia dell'Asia. Vi ricordate che nel 133 Attalo III, re di Pergamo, aveva dato in eredità il suo regno a Roma? Si era così formata la provincia di Asia. Oh, lui era contentissimo di dare il suo regno, insomma, a Roma in modo incruento, in questo modo, oltretutto, senza spargimento di sangue. Il problema però è che nei decenni seguenti, quando Roma creò questa provincia, i governatori romani che arrivarono lì e i pubblicani, eccetera, si arricchirono alle spalle della gente che viveva lì in Asia Minore tantissimo e quindi la gente era molto stufa di questa dominazione romana nelle province, soprattutto nelle province dell'Asia Minore. Questi provinciali, diciamo, romani si appellano a Mitridate e dicono, cioè aiutaci a combattere Roma, perché Roma è potente. E ci sta opprimendo da un punto di vista economico soprattutto. E così Mitridate VI, re del Ponto, guida questa ribellione di asiatici e anche di greci. Vi ricordate che anche i greci all'inizio salutano l'arrivo dei romani come garanti della loro libertà, della difesa, della sopravvivenza della loro libertà contro i macedoni. Ma adesso ormai i romani hanno creato la provincia di Acaia, cioè praticamente la provincia della Grecia, e anche lì si arricchiscono tantissimo, no? Estorcendo denaro alle poleis greche. E quindi cercano di ribellarsi queste poleis e cominciano quindi le guerre mitridatiche. E diciamo che già riguardo alla decisione di chi deve andare a guidare le truppe romane contro Mitridate, abbiamo un inizio di guerra civile. Incomincia, c'è la prima guerra civile. Allora, abbiamo detto che a Roma ci sono sempre stati contrasti fra patrizi e plebei. Sono stati contrasti anche forti. Ci sono state delle lotte politiche forti. Fino diciamo, al tribunato di Tiberio e di Caio Gracco non era morto nessuno, però. Alla fine, insomma, possiamo dire, del tribunato di Tiberio e di Caio Gracco, invece qualcuno muore, anzitutto loro due, giusto? Anzitutto Tiberio e Caio Gracco. Ora, diciamo che le tensioni politiche a Roma stanno esplodendo, stanno diventando sempre più forti e quindi questi due partiti, chiamiamoli così, degli optimates e dei populares, si fronteggiano sempre di più, in maniera sempre più decisa, fino al punto in cui si arriva, dicevamo, alla prima guerra civile. E da una parte c'è Silla, che è il capo del partito degli optimates, cioè di quelli che vogliono mantenere lo status quo, cioè le cose come stanno, senza cambiamenti. E dall'altra c'è Mario, che è capo del partito dei populares. Gaio Mario, già lo conosciamo, un homo novus, quindi che non ha origini nobili, aristocratiche. E pertanto si pone a capo di questo partito. Abbiamo, quindi dicevamo, dei contrasti. Mentre Silla è a combattere in Asia Minore, quindi diciamo nel Ponto, nella Turchia, attuale Turchia, contro Mitridate, i populares approfittano della sua assenza per impadronirsi del potere. Solo che poi Silla utilizza l'esercito che aveva condotto contro Mitridate vittoriosamente, perché poi Silla sconfiggerà Mitridate, utilizza questo esercito per vincere la guerra civile contro Mario quando ritorna appunto a Roma. È una guerra che ha fasi alterne. È come se da questo momento in poi, in questo periodo, che sarà il periodo della crisi, incomincia quindi, diciamo,
proprio la crisi più nera, insomma, della Repubblica Romana, gli eserciti non servissero più per combattere i nemici, ma servono ai romani per combattere fra di loro, le milizie romane contro le milizie romane, dicevamo. Infatti abbiamo il personalismo. Che cosa intendiamo per personalismo? La forza politica straordinaria di questi generali, uomini politici, eccetera, come Mario e Silla, che accentrano su di sé un potere straordinario che va al di là di quelle che sono le magistrature regolari della Repubblica Romana. Hanno proprio il loro esercito. Ora, c'era una legge, in base a questa legge non si potevano superare i confini della città di Romolo con un esercito in armi. Ebbene, Silla entrò con un esercito nel Pomerium, contravvenendo alle leggi che c'erano in precedenza a Roma. Si può dire che sin da quando Remo aveva scavalcato il Pomerium, cioè il perimetro della città di Roma, della Roma quadrata, da quel momento in poi nessuno in armi poteva entrare dentro la città. Invece Silla rientra, entra dentro la città in questo modo. Ovviamente dà nuovamente potere al partito degli Optimates e per la prima volta usa, dicevamo, l'esercito per i suoi scopi personali. La guerra comunque riprende, quindi ritorna, sistema la situazione a Roma, ma poi deve ritornare nuovamente in Asia. Nel frattempo Mario rientrò a Roma appoggiato da 6.000 volontari etruschi, che Mario era stato cacciato, si può dire, da Roma. Mentre Silla non c'è, fa uccidere molti dei sostenitori di Silla e quindi riprendono il potere i populares, però poi muore Mario e dà la guida del partito dei populares a Cinna, che non sarà in grado di contrastare Silla. Quindi Silla tornerà a Roma quando ormai sbarcherà nell'83 a.C. a Brindisi, tornerà a Roma quando ormai il partito dei Populares non ha più come capo Mario, ma un altro, e questa volta farà fuori, insomma, tutti i suoi avversari politici, ci sarà una guerra ancora più cruenta. Nel frattempo, tra i fedeli di Silla si mettono in luce Gneo Pompeo, di cui parleremo la prossima volta, e Marco Licinio Crasso, che saranno, come vedremo, due dei rappresentanti del primo triumvirato. Quindi c'è una guerra civile estremamente cruenta tra l'83 e l'82 a.C. Questa guerra è vinta da Silla, lui entra trionfalmente a Roma e fa una specie di lista nera dei suoi avversari politici, liste di proscrizione, per cui personaggi che magari erano molto ricchi nel periodo precedente, ma che avevano aderito al partito dei Populares, come per esempio alcuni Equites, furono espropriati di tutti quanti i loro beni, furono uccisi, condannati a morte, perché se uno era dentro questa lista di proscrizione, un qualsiasi altro cittadino romano era autorizzato a mettere a morte questa persona, a uccidere questa persona, perché questo era legale. E così avvenne un rivolgimento incredibile. Alcune famiglie che erano molto ricche nel periodo precedente diventarono improvvisamente povere e alcuni furbi, diciamo, approfittarono della situazione e diventarono sempre più ricchi. Ad esempio, Marco Licinio Crasso era già ricco nel periodo precedente, siccome aveva cavalcato il cavallo vincente, insomma quello di Silla, cioè aveva seguito Silla, diventò ancora più ricco in questo periodo. Silla cercò di imporre una specie di stato dittatoriale e quindi pur essendo lui un fautore degli Optimates che volevano la Repubblica Romana tradizionale eccetera, di fatto facendosi nominare dittatore contraddisse la sua stessa politica. Alcune cose che fece: aumentò il numero dei senatori da 300 a 600, aumentò quindi il potere dei senatori, abolì i censori, estromise i cavalieri dai tribunali, per esempio ricordate le riforme dei Gracchi eccetera. Si fece tabula rasa di queste riforme dei Gracchi, ridusse il potere dei tribuni della plebe, ordinò una distribuzione di terre ai suoi soldati, ai suoi veterani che l'avevano seguito in Asia e che poi l'avevano aiutato a vincere questa guerra civile,
liberò circa 10.000 schiavi dai proscritti e ordinò che i generali deponessero il comando prima di evitare nuovi disordini. E poi dopo abdicò lui stesso al potere e subito dopo morì. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.